Venerdì è l'ultimo giorno del coro che ci ha fatto compagnia questa settimana. Sì, ci saluta, è l'ultima puntata del coro San Leonardo della contrada della vicina Ortona, coro nato nel 1946, tanti giovani, tanti diversamente giovani con la stessa passione dei più piccoli, un coro che abbraccia tutte le età, davvero da 0 a 90 anni per quello che abbiamo visto. Ci sono i cori, ci sono i balli e soprattutto c'è tanta cultura e tanti sorrisi, perché grazie alla volontà di raggiungere nuovamente il sorriso, questo coro è partito proprio nei mesi post Seconda Guerra Mondiale, appunto per cercare di riportare una serenità che per tanti anni purtroppo in quelle zone non si è più vista. Però ricordiamo che domani c'è il mega specialone dove verrà unito tutto il materiale che abbiamo girato lì, le 5 puntate dedicate al coro. Assolutamente sì, riuniremo i tasselli del puzzle raccolti da me, da Mario Giacchetta e Maurizio Mignone alla parte tecnica, che ringrazio. Specialone unico, post pranzo, rilassatevi sul divano, prendetevi un bel caffè prima di uscire a fare passeggiate, spese, insomma impegni familiari, un'ora e mezza di relax e di cultura, ma soprattutto un'ora e mezza di tradizioni popolari. Noi lo diciamo sempre, anzi fammi ringraziare anche Paolo Bernabei, certo, che ci procura i tanti tempo contatti, l'anima. È l'anima, noi ci mettiamo faccia, microfono e telecamere, ma Paolo Bernabei è il filo rosso, insomma, che ci porta a conoscere queste belle realtà. Quindi dicevo, un'ora e mezza di relax, di divertimento, ma soprattutto rubrica che deve servire, noi siamo qui per questo, a non abbandonare mai le tradizioni popolari, perché sembrerà una frase fatta, ma se non conosciamo il nostro passato avremo sicuramente difficoltà ad indirizzarci sulla giusta via e quindi verso il futuro. Sempre di stessa faccia.
E allora eccoci qui, siamo tornati a San Leonardo qui in sala, un po' per far riposare la corale, ma il maestro Ciccotelli non si vuole riposare perché malgrado l'età è il corista più longevo dell'associazione. Abbastanza, comunque io del coro faccio parte da sempre. Dal 1946? No, 46 no, c'avevo 7 anni. Appunto. Però me lo ricordo pure, allora San Leonardo, il primo coro di 60 elementi, non c'era nessuno di fuori, tutti di San Leonardo. E poi a suo tempo si sono tutti, la maggior parte si sono sposati San Leonardo e San Leonardese, tutte coppie. E si sono uniti. Si sono uniti. Anche grazie al coro, immagino. Sì. Io poi dall'82 che abbiamo ricominciato il coro perché c'è stato un fermo. Sì. E poi volevo dire che molte canzoni che ci abbiamo noi, la maggior parte delle canzoni che ci abbiamo noi, sono tutti autori di San Leonardo. Questa è una chicca tutti, meravigliosa. Tutti autori di San Leonardo, purtroppo, malgrado gli anni, non ci sono quasi mai tutti. E poi dall'82 io faccio parte del coro e ci sono stati sempre. Mi piace. Questo ti fa onore. Continuo. Ma il direttore, la direttrice prima diceva è partito il tutto per dimenticare dei brutti periodi, degli anni da cancellare. Ecco, ci puoi raccontare la tua esperienza oppure... È troppo lungo, guarda. È troppo lungo. Da 7 anni siamo sfollati perché ci portavano in Germania, poi sfortunati siamo rimasti in Italia, all'Emilia a Parma. E poi tutto quello che è successo con la guerra, me lo ricordo tutto, però c'è poco da raccontare, ci vorrebbe una vita intera, esatto. Però fortunatamente siamo qui. La potremmo raccontare, non la raccontiamo. Però mi piace questa l'origine di questo coro che appunto ha voluto cominciare la sua attività per dimenticare un periodo da cancellare. Prima di mio genere il presidente, ci sono stati altri presidenti, ci sono state persone che si sono impegnati molto e poi lui si è rimesso avanti e siamo partiti. Partiti alla grande. Abbiamo girato un po'. Ha girato anche il mondo. Perché siamo stati in Canada, siamo stati qua in Europa, a diverse parti, in Italia. Ovunque. Davvero complimenti. Io sono contentissimo e devo ringraziare lassù. Qualcuno dobbiamo ringraziare. Complimenti davvero e non fermarti mai, continua a cantare. Perché ce la faccio, vado. Assolutamente, assolutamente sì. Grazie di cuore, torniamo in sala ad ascoltare altri pezzi e poi l'ultima intervista, l'ultima chiacchierata con chi dovrà prendere il testimone, ricevere il testimone e continuare a tramandare questa meravigliosa tradizione popolare. Ci vediamo dopo. Fa l'amore, che giù ne si commette, per sbagliare in casa aspetta, così
Allora eccoci qui, ultima parte di interviste prima di salutare l'Associazione Corale San Leonardo qui ad Ortona e sono, abbiamo detto nella precedente intervista, con chi dovrà ricevere il testimone, con chi dovrà portare avanti necessariamente questa straordinaria tradizione, con Flavio alla mia sinistra e Rodolfo, il fisarmonicista, alla mia destra. Flavio, t'ho visto dare uno spintone alla direttrice, come a volerle dire vai più là perché adesso tocca a noi, alle nuove leve. Eh sì, come se vi, cioè come ho dimostrato, noi giovani di adesso dobbiamo prendere le redini, sì, insomma, le redini di tutto. Ma tu vuoi essere direttore oppure no, vuoi continuare solo a cantare? Direttore no, a cantare e ballare, se finché c'è si fa. Assolutamente, per portare avanti tutto ciò. Rodolfo, anche lui giovanissimo, però insomma dimestichezza estrema con la fisarmonica. Rodolfo. Sì, vabbè, io diciamo è da quando ho 6 anni che ho iniziato a suonare prima l'organetto. Poi mi sono spostato sulla fisarmonica, ma è una passione che coltivo. Ecco, tra i due strumenti quali preferisci? Io preferisco l'organetto perché diciamo che amo più la tradizione, il popolare, diciamo. E t'abbiamo visto in piazza proprio, no? Accompagnare la quadriglia, l'accio d'amore, tante, tante situazioni. Io te lo devo chiedere perché a te lo posso chiedere, hai cominciato a 6 anni, ma ora quanti anni hai? Ho 20 anni. Insomma, suona da 14 anni e si sente soprattutto. Voi avete il compito credo più importante, appunto portare avanti questa tradizione, ma tra di voi c'è qualche amico che ha qualche dubbio, vorrebbe venire ma non fa mai il passo importante, Rodolfo, oppure lo chiedo a Flavio, insomma dovete portare dentro altre figure, mi raccomando. Qualcuno ovviamente c'è che viene e diciamo ha qualche dubbio, come hai detto, però noi anche con il presidente, con l'associazione ci mettiamo tutta per, diciamo, per integrare i giovani. Assolutamente. Flavio, qualche amico da portare o stai qui solo per trovare la futura moglie? No. Non stai bene così? Sto bene così. Beh, perché poi ovviamente, come ci ha raccontato il presidente e come ci hanno raccontato gli altri membri nelle passate settimane, all'interno del coro c'è tanta socialità, ci sono tante prove, quindi ci si incontra spesso e volentieri e spesso e volentieri si trova anche l'amore di tutta una vita. Finisce qui il nostro percorso a San Leonardo di Ortona. È stata una settimana davvero
importante. Fatemi ringraziare ovviamente i miei cari tecnici Mario Giacchetti e Maurizio Miglione, che hanno insomma realizzato queste splendide immagini. Noi ripartiamo con tanta felicità, tanta soddisfazione e contentezza, perché ecco, abbiamo visto tanti ragazzi, tanti bambini che ce la stanno mettendo tutta per non abbandonare mai, mai, mai e poi mai questa tradizione tutta abruzzese. Insomma, mi prendo io la responsabilità di quello che sto dicendo, ma quello che si fa in Abruzzo per arte, storia e cultura, diciamo che non lo fa nessuno. Però prima di salutarvi, vi vogliamo lasciare con il pezzo del giovanissimo maestro Rodolfo, che con questa, stavo per dire sviolinata, ma invece è una fisarmonicata, vi dà appuntamento, e noi vi diamo appuntamento alla settimana prossima col tour che continua. Nei ringraziamenti ho dimenticato Paolo Bernabei, lo faccio adesso, che è l'anello di congiunzione tra noi di Rete 8, noi di pomeriggio, con la FTP e di cori tradizionali abruzzesi. Musica, maestro.